Salve a tutti e benvenuti su Top Mente e Cervello. Oggi parleremo di 10 brutte abitudini che danneggiano il cervello. Cominciamo ora. Il nostro cervello è un organo incredibilmente complesso, composto da miliardi di neuroni interconnessi che ci consentono di percepire il mondo circostante, pensare in modo critico, provare emozioni e formare ricordi. Tuttavia, nonostante la sofisticatezza del cervello, è anche vulnerabile ai danni causati dalle scelte di vita poco salutari. Molte abitudini comuni, che spesso ripetiamo senza pensarci, possono influenzare gradualmente la struttura e la funzione del nostro cervello nel corso di mesi e anni. Forse trascorri troppo tempo a guardare lo schermo del telefono, o forse consumi troppo cibo poco salutare. Probabilmente sei consapevole di queste cose, ma scegli comunque di ignorarle. Anche se queste abitudini possono sembrare innocue, nel tempo possono danneggiare seriamente il cervello. Le cattive abitudini possono compromettere la struttura fisica del cervello, alterare la segnalazione chimica, aumentare l'infiammazione, introdurre tossine e indebolire le connessioni tra i neuroni. I risultati possono essere devastanti. Potresti incontrare difficoltà nel conservare le informazioni, imparare nuove abilità, concentrarti per lunghi periodi, regolare le emozioni e altro ancora. Non ti sentirai così acuto, non sarai così eloquente. Fondamentalmente, perderai molte delle tue capacità mentali molto prima di invecchiare. Fortunatamente, il cervello ha anche una notevole capacità di guarire e adattarsi se riceve le cure e le risorse adeguate. Coltivando abitudini quotidiane più salutari e evitando esposizioni tossiche per i tessuti neurali, puoi rafforzare le tue riserve cognitive e proteggere le tue facoltà anche in futuro. Mantenerti attivo fisicamente, socialmente e intellettualmente può stimolare cambiamenti neuroplastici anche nei cervelli maturi. Se pensi che sia troppo tardi per cambiare, ti sbagli di grosso. Le nostre decisioni e le nostre routine quotidiane giocano un ruolo fondamentale nel proteggere o nel danneggiare lentamente le delicate reti neurali e l'anatomia del cervello. Con una maggiore consapevolezza di sé e impegnandoti a fare scelte di vita migliori, hai il potere di difendere il tuo cervello dal declino. Non dovrai più entrare in una stanza e dimenticare il motivo per cui sei lì, non dovrai più smarrire le chiavi o il portafoglio. Potrai tornare a sentirti acuto, a sentirti intelligente, ma ci vorrà tempo e impegno. Quindi, senza ulteriori indugi, esaminiamo 10 brutte abitudini che danneggiano il cervello e come affrontarle esattamente. Scorrimento senza fine. Poiché la società è diventata sempre più tecnologica e interconnessa, è diventato comune trascorrere molte ore al giorno davanti al telefono. Mandi messaggi agli amici, controlli i social media e guardi brevi video ovunque ti trovi. Questo eccessivo utilizzo dello schermo stimola i percorsi di ricompensa del cervello, diminuendo al contempo l'attività nella corteccia prefrontale, che gestisce i pensieri complessi e il controllo degli impulsi. Questi piccoli sprazzi di dopamina ti rendono dipendente dal telefono e abituano il tuo cervello a cercare solo gratificazioni immediate. Di conseguenza, molte persone sviluppano ansia, depressione e disturbi dell'attenzione. Se trascorri troppo tempo con il telefono, la tua forza mentale si indebolirà. Stabilisci limiti ragionevoli per te stesso riguardo all'uso quotidiano del telefono, ai giochi, allo streaming e al tempo trascorso online per sostenere un cervello sano e impegnato. Isolamento sociale. Numerose ricerche dimostrano che il cervello delle persone isolate invecchia più rapidamente della media. Con una minore interazione sociale, l'ippocampo invecchia più rapidamente e di conseguenza la memoria peggiora. Gli anziani con pochi legami sociali mostrano segni premonitori di demenza, come una rapida perdita di memoria e difficoltà nell'apprendimento e nel riconoscimento di nuove informazioni. Inoltre, un ridotto coinvolgimento sociale porta a una minore produzione di ossitocina nel cervello, riducendo la felicità e il senso di appartenenza. Pianifica regolarmente incontri sociali,
Partecipa ad attività di gruppo e coltiva relazioni significative con gli altri per stimolare il tuo cervello. In attività fisica. È noto che l'esercizio fisico sia importante per la salute generale, ma molti non si rendono conto che è anche essenziale per il benessere del cervello. L'esercizio fisico aumenta il flusso sanguigno e dà ossigeno al cervello, promuovendo il rilascio di sostanze chimiche benefiche e la creazione di nuovi neuroni. Senza un regolare esercizio fisico, il cervello inizia a perdere efficienza. Ricorda, un cuore sano significa un cervello sano. Stress cronico. Mentre lo stress occasionale può fornire una stimolazione al cervello, lo stress cronico ha effetti dannosi a lungo termine. Il cortisolo e l'adrenalina, ormoni rilasciati in risposta allo stress, interferiscono con la comunicazione tra le cellule cerebrali e riducono la funzione della memoria. Lo stress cronico inibisce anche la formazione di nuovi neuroni nell'ippocampo, compromettendo l'apprendimento e la memoria. Trova modi sani per gestire lo stress, come l'esercizio fisico, la meditazione o il tempo trascorso con hobby rilassanti. Mancanza di sonno. Il sonno è fondamentale per il funzionamento ottimale del cervello. Durante il sonno, il cervello consolida i ricordi, elimina le tossine e ripara i danni neuronali. Una privazione cronica del sonno o una scarsa qualità del sonno possono compromettere l'attenzione, la concentrazione e aumentare il rischio di malattie neurodegenerative. Cerca di mantenere un regolare programma di sonno e di evitare attività stimolanti prima di coricarti per migliorarne la qualità. Mancanza di stimolazione mentale. Il cervello richiede stimoli regolari per mantenere le sue capacità cognitive. L'apprendimento di nuove abilità, la lettura, i giochi di strategia e le conversazioni stimolanti possono mantenere il cervello flessibile e potente. Rabbia repressa. Trattenere rabbia e risentimento può essere dannoso per il cervello, portando a stress cronico e compromettendo la funzione cognitiva. Dieta poco salutare. Una dieta ricca di cibo spazzatura può danneggiare il cervello. Disidratazione. Anche una leggera disidratazione può influenzare negativamente le funzioni cerebrali, riducendo l'attenzione e la memoria a breve termine. Esposizione a metalli pesanti. L'esposizione a piombo, mercurio, alluminio e arsenico può danneggiare la salute neurologica, compromettendo la funzione cerebrale e aumentando il rischio di disturbi neurologici. Grazie per aver seguito Top Mente e Cervello e attiva la campanella per altri contenuti informativi.